Seconda Minsk ordinata in questa partita, la prima era stata a favore dei Veneti che lo avevano agevolmente controllata. Vediamo appunto questo raggruppamento ordinato, introduce la vino zona, controlla il pacchetto labronico con Enrico Squarcini che è servito da Barni, prova a pulire il pallone a Correias. Dalla vino zona a Riccardo Squarcini dentro per Battagello. Ecco Willy Reitzma. Dalla vino zona a Cook, prova a partire col Gubba. Finto il touche. La fascia a sinistra. Gli applausi scroscianti del folto pubblico presente quest'oggi sugli spalti del Montano. Del Gubba che dunque gioca all'ala. C'è a terra, lontano dal vivo dell'azione, per un problema alla caviglia, alla gamba sinistra, Murre. L'arbitro si porta vicino allo stesso pilone portoghese di origine argentina, mi sembra un malanno di poco conto per Murre, soccorso dai sanitari labronici. Balzi Livorno che dunque deve unicamente cercare di raccogliere il massimo, non conterà la differenza punti al termine di questa partita, va a vincere anche 20-19 perché si riesca a raggiungere al successo il bonus che scatta la quarta meta, non importa quello che fa la squadra avversaria, che potrebbe anche raccogliere i due punti, che potrebbe perdere con margine inferiore alle 8 lunghezze e ottenere il bonus. L'importante è pensare a raccogliere il massimo, i 5 punti che scattano in caso di successo con l'aggiunta dei bonus che scatta la quarta meta. La vino zona ha toccato duro, attenzione Ferrero, concede il vantaggio l'arbitro, ecco ancora la vino zona, Riccardo Squarcini, Battagello schierato con il numero 21, la vino zona, buona possibilità per il Bozzi, la fuga di Cook, meta del Bozzi che dunque sblocca il punteggio con Cook al settimo minuto, apre le marcature il Bozzi di Livorno con Cook, bravo in questa azione di azione tirata a largo Cook, bravo anche Ferrera a riciclare un pallone che sembrava ormai perso. Bravo anche la vino zona a credere e a proporre un'azione sulla fascia sinistra, cioè dal lato chiuso del campo. Bella azione che consente al Bozzi di sbloccare il punteggio. 5-0 tutto in attesa della trasformazione che viene affidata naturalmente al piede di Cook. La concentrazione da parte dell'estremo scozzese, sicuramente l'uomo di spicco della linea arretrata labronica in questa intensa e avvincente stagione, la rincorsa alla sua pedata, sbaglia di poco il tentativo Cook, punteggio che dunque rimane sul 5-0, è comunque una meta quella dell'estremo labronico che serve per mille motivi per sbloccare il punteggio e per cominciare in grande stile questa avventura in questa ultima partita. Punteggio 5-0. Bozzi che deve gestire con intelligenza la situazione. Ovale che arriva dalle parti di Cook che poi apre il calcio. Stavolta la touche per la formazione trevigiana in zona d'attacco. Diceva Bozzi che ovviamente deve giocare con il massimo della grinta, della determinazione, ma anche con quella lucidità che è necessario in questo tipo di partite,
fa il suo, il pallone a due mani, il seconda linea Sutto della Benetton Treviso B, squadra vice di quella che è campione d'Italia e che ovviamente disputa ad altissimi livelli la Super Ten. Attenzione che dopo la touche la Benetton prova a ad avanzare con il proprio possente pacchetto. Squadra questa trevigiana di fatto composta da professionisti, tanti giocatori a contratto, giocatori che legittimamente ambiscono a salire nella prima squadra. Non ci saranno sicuramente regali da parte della formazione trevigiana, che pure non ha veri interessi di classifica, visto che comunque vadano le cose finirà questo torneo al secondo posto e comunque vadano le cose non salirà di categoria. Posizione guadagnata dalla formazione trevigiana, vediamo come proveranno a sfruttare. Va a spedire in touche il mediano Alberto Lucchese, classe 86. Dunque touche a 5 metri dalla linea di meta avversaria a favore dei veneti. Lupini è pronto al lancio, tutti gli uomini di Mischia di fronte a Lupini. Sì, buono il lavoro, anzi no, è storto per fortuna dei labronici, la battuta da parte di Lupini è imprecisa, dunque spreca questa opportunità la formazione trevigiana e la touche viene battuta ora da Bellini. Preferisce giocare con la touche e non con la Mischia e le Bozzi questa situazione di gioco, con Bellini che è pronto al lancio. A 0 è il punteggio, siamo all'11esimo del primo tempo, molto lungo, attenzione, che stavolta è storto il lancio. Beh, col senno di poi è facile parlare, però in una situazione del genere forse non sarebbe stato sbagliato giocare con la Mischia ordinata quando ci sono queste situazioni di touche storta. La squadra che riconquista l'ovale può scegliere se battere la touche o una Mischia ordinata in zona difensiva, laddove c'era la necessità di liberare lontano la minaccia. Forse, ovviamente stiamo parlando col senno di poi, era preferibile usufruire della Mischia e non della touche. Comunque Mischia ora a favore della Benetton Treviso, va a introdurre Alberto Lucchese. Mischia 5 di fatto.